Allora, ciao a tutti e bentornati nel vlog. Oggi sarà una puntata diversa perché voglio raccontarvi qualche dietro le quinte della mia carriera, voglio raccontarvi qualcosina di alcuni giocatori particolarmente significativi, quindi partiamo subito. Prima di iniziare, un secondo, voglio ringraziare lo sponsor di questo video, e cioè Motion Talks. Esatto, sono io. Niente, nel primo commento qua sotto trovate il link per andare a iscrivervi al canale, ci saranno tanti contenuti molto belli. Per chi ama lo sport è sicuramente un appuntamento immancabile, quindi grazie sponsor e continuiamo con il video. Allora, come vi dicevo prima, oggi andremo a snocciolare alcuni giocatori con cui ho avuto la fortuna di giocare, con cui ho intrecciato la mia carriera. A pensarci oggi mi sento molto fortunato, perché mentre ci sei dentro magari alcune cose non le percepisci come realmente sono, però poi guardandomi indietro devo dire che ho avuto veramente la fortuna di giocare con grandissimi campioni, soprattutto magari all'inizio di carriera quando ero in ambienti di livello più elevato, però ovviamente restano dei bei ricordi, dei bei contatti, con alcuni anche amicizia, quindi niente, partiamo. Allora, la mia carriera inizia nel 2003-2004 a Reggio Emilia, quando inizio ad assaggiare quello che è la 2, in una squadra tra l'altro che quello stesso anno avrebbe vinto la categoria, con giocatori come Marcelo Damiao, Marco Mordente, Wayne Garris, giocatori che hanno fatto la storia del campionato italiano, e questo è stato il mio primo approccio, il mio primo impatto col basket professionistico. L'anno seguente, nel 2004-2005, invece sono proprio aggregato alla prima squadra di Reggio Emilia in A1. Lì inizio veramente a scontrarmi con una realtà che non c'entrava nulla con tutto ciò che avevo vissuto fino a quel momento. Uno è Marcelo Damiao, che lui, mi ricordo che aveva proprio la concezione di come si viveva allo spogliatoio una volta, quindi anche con un po' di nonnismo, un po' di proprio timore reverenziale, però mi ricordo anche una grande umanità e ho in mente alcuni episodi proprio di spogliatoio, che se anche io ero un bimbo fondamentalmente mi ha fatto percepire cosa volesse dire veramente essere dei professionisti. Un altro giocatore di quell'anno che ricordo con un particolare piacere è Marco Mordente. Era nel momento in cui stava decollando, diciamo, la sua carriera, e io ho avuto la fortuna per tante trasferte di condividere la stanza con lui. E da parte sua mi ricordo un'estrema professionalità e umanità, perché si vedeva proprio che era un ragazzo che aveva fame e voglia di arrivare, e questa cosa la trasmetteva a chiunque, aveva proprio un fuoco dentro, secondo me, a mio avviso, chiaramente un parere personale, ma secondo me diverso da quello che si può trovare magari in altri giocatori. Andiamo avanti, stagione 2005-2006, sempre a Reggio Emilia 1, di quell'anno non posso non citare Terrell McIntyre. Terrell McIntyre era un playmaker, un mancino, che quell'anno fece 10 su 10 da tre punti, giocatore fortissimo che ha fatto le fortune di Siena, però giocatore che ovviamente non si può dimenticare, perché quel record 10 su 10 da tre punti, insomma, direi che nessuno se lo può scordare. Palleggio, bella palla dentro per Blutenthal, che però un po' fuori equilibrio e va a sbagliare il rimbalzo per Beard, poi McIntyre da tre punti a segno ancora Terrell McIntyre, che partita per lui, 10 su 10 da 3 punti, 38 alla fine, pazzesco canestro di Terrell McIntyre. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori italiani, motivo per cui in questo video un po' li ometterò, nel senso che non posso nominarli tutti, cercherò di selezionarne qualcuno che magari ha avuto una carriera di un certo tipo o che comunque mi ha trasmesso qualcosa di veramente particolare, quindi perdonatemi se qualcuno vedrà questo video di ex colleghi. Non posso nominarvi tutti perché veramente ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi italiani di alto livello, però verrebbe un video troppo lungo, quindi perdono e andiamo avanti. Anno 2006-2007, anno in cui abbiamo vinto lo scudetto Under 21 a Reggio Emilia, campioni d'Italia. Mi ricordo però quell'anno in A1 c'era CJ Watson, un giocatore, devo dire la verità, abbastanza anonimo nel nostro campionato, che però mi fece specie perché poco dopo lo vidi con la canotta dei Chicago Bulls e andò a giocare di là facendo anche buone cose, e quello lì fu un po' il primo impatto che ebbi con un giocatore NBA, nel senso che per me l'NBA era un altro mondo e è un altro mondo, e avere avuto l'impressione di aver avuto un contatto diretto con un giocatore NBA, mi ricordo che mi rimase dentro come cosa. Un altro giocatore che mi ricordo di quell'anno è Mike Pemberty, tra l'altro nato il 29 novembre come me, gli addetti ai lavori sapranno sicuramente di chi stiamo parlando, è una guardia tiratrice che ha giocato a Los Angeles con i Lakers, l'anno che hanno vinto il titolo insieme a Kobe e Shaq. Mi ricordo una cosa chiara come il sole di questo giocatore, e cioè che
il riscaldamento che noi adesso vediamo fare a Steph Curry, quello in cui parte da tiro libero e pian piano si allontana fino ad arrivare quasi a metà campo e poi ritorna e poi fa quel floater. Ok, ci siamo capiti? Bene. Lui lo faceva già tanti, tanti anni fa. Io mi ricordo che a fine allenamento questo giocatore, Mike Pemberty, faceva questa sequenza che fa Steph, partendo dal tiro libero, allontanandosi, senza cambiare mai la meccanica di tiro, arrivando fin quasi a metà campo e tornando indietro. Non aveva il floater di Steph, però io mi ricordo che la prima volta che vidi il video di Steph che faceva questo riscaldamento, subito pensai a lui, perché era una cosa che io vidi già tanti anni fa, perché ho avuto la fortuna di giocare con lui. Continuiamo il viaggio, stagione 2007-2008, a Reggio Emilia in A2, non posso non menzionare Alvin Young, grandissima guardia americana della storia di Reggio Emilia. Devo nominarlo per forza, perché quell'anno purtroppo, o per fortuna, ero accoppiato con lui in allenamento, l'ho marcato praticamente tutti i giorni, un giocatore clamoroso che l'anno prima aveva fatto 20 di media in A1, era il miglior marcatore, se non ricordo male, di tutta l'A1, e l'anno dopo me lo sono ritrovato in spogliatoio e fortissimo, non ho parole veramente, perché mi ricordo quell'anno proprio tutti i giorni era una sfida continua, chiaramente più delle volte vinceva lui, però aver avuto la possibilità di confrontarmi con un giocatore, un attaccante del genere, lasciando la persona che è una persona squisita, però veramente mi rendo conto di aver avuto una grande fortuna. Continuiamo il viaggio, Reggio Emilia A2, ho avuto la fortuna di giocare con Nicolò Melli, un giocatore straordinario, all'epoca era all'inizio della carriera, ma la cosa che più mi ha impressionato è sicuramente che era veramente scarso a giocare a Mario Kart. No, scusa, questo non lo posso dire, fermi. Allora, Nick. Allora, la cosa impressionante di Nick, e adesso siamo seri, era la testa. È la testa, perché io di giocatori con una forza mentale simile ne ho visti veramente, veramente pochi. Opinione personale, io penso che la carriera che ha fatto e che sta facendo non sia dovuta al suo talento, assolutamente. Chiaramente stiamo parlando di un livello di talento molto importante, ma non a mio avviso per la carriera che ha fatto, perché io sono dell'idea che la carriera che è riuscito a fare Nick è stata 80% testa e poi tutta la parte tecnico, tattica, talentuosa, che è riuscito a incastrarci dentro. Però io mi ricordo veramente di un ragazzo di 16 anni con una mentalità fuori dal comune, già da professionista, un'autostima di un certo livello, e quindi questa cosa penso di non averla più trovata in nessun altro giocatore, quindi bravo Nick, complimenti e un saluto. Stagione 2009-2010, Reggio Emilia in A2, mi sento di nominare Alessandro Frosini. Dico Frosini perché lui ha vissuto gli anni della grande Virtus Bologna, del grande Slam, e mi ricordo che parlando con lui ho avuto proprio la percezione di quello che era il massimo livello europeo come mentalità. Era a fine carriera, aveva già vissuto tutto un percorso di altissimo livello, e proprio chiacchierando con lui si percepiva che aveva avuto esperienze fuori dalla portata di tanti giocatori, e questa cosa mi ha arricchito molto, perché mi ha messo in un'ottica di poter capire come potesse essere giocare a un certo livello. Andiamo avanti col viaggio, stagione 2010-2011 in A2 a Casal Pusterlengo. Qui scelgo due nomi, sono Matteo Bertolazzi e Bruno Cerella. Matteo Bertolazzi, che purtroppo non c'è più, ma ricordo con grande stima e affetto, ho un ricordo di lui bellissimo a livello umano e anche a livello di giocatore per quanto riguarda il carisma. Un giocatore piccolo che però aveva in mano veramente il gioco, aveva un controllo del gioco clamoroso, aveva una personalità molto importante, però impostata sul, a me viene da dire, sul buon umore, cioè era uno che dirigeva il gioco e comandava lo spogliatoio, ma sempre col sorriso, sempre una parola di conforto, sempre un qualcosa di positivo da passare al compagno, sia umanamente che a livello tecnico. E quindi questo è un ricordo bellissimo che ho di lui. Penso che i giocatori così siano veramente rari e mi sento veramente fortunato di aver condiviso con lui una parte della mia carriera. L'altro giocatore è Bruno Cerella, che tra l'altro ne approfitto per salutarti. Ciao Brunito. Io di lui mi ricordo un'energia clamorosa, un'energia che non ho mai visto in nessun altro giocatore. Anche lui è un giocatore che, soprattutto nella seconda parte della carriera, quando poi è diventato il giocatore che tutti conosciamo, non ha mai spiccato magari per doti tecnico di talento di un certo livello, soprattutto parlando di livelli alti, chiariamoci. Cioè, è un giocatore che faceva 15 punti di media in Lega 2. A 22-23 anni, non mi ricordo, quindi è un giocatore di alto livello, però mi ricordo che aveva un'energia che poi ha mostrato a tutti
più avanti, quando ha iniziato a giocare l'Eurolega, giocandola con tantissima energia, ma io me lo ricordo che ce l'aveva anche nelle piccole cose. Ecco, questa è la cosa che più mi ha impressionato. Aveva proprio una forza, mi viene da dire una forza di vivere, perché non si trattava solo di pallacanestro, si trattava proprio di come approcciasse la vita, e poi chiaramente si ripercuote tutto sulla pallacanestro, e questa cosa passa, perché io ho proprio dei flash nelle piccole cose, dalla sala pesi a un dettaglio in campo, a quello che faceva quotidianamente, che è proprio un giocatore con un'energia incredibile. Quindi complimenti Brunito, questi sono i miei two cents su di te. Allora, continuiamo con il viaggio stagione 2013-2014. In un momento in cui ero senza squadra, vado un mese ad allenarmi a Omegna, e quell'anno a Omegna c'era lui, Zotto, Mike James. A pensarci ora è incredibile. Ho avuto la fortuna di allenarmi anche solo per un mese, ma di condividere lo spogliatoio con quello che ad oggi è il miglior marcatore della storia dell'Eurolega. Posso confermare quello che si dice, cioè che lui prendeva appunti col telefonino durante i video. Una cosa che mi ha impressionato di lui è la capacità di attaccare. Chiaramente col senno del poi è più facile dirlo, perché si è visto cosa riesce a fare su un campo da pallacanestro. Però io mi ricordo all'epoca di un giocatore veramente difficile da contenere. Io mi ricordo che fino a qualche anno prima marcavo Alvin Young, miglior marcatore della 1 con 20 di media. Io in quel momento di carriera ero un giocatore che gli spazi ad alto livello che riuscivo a prendermi erano perché mi difendevo forte, ed ero abituato a difendere forte su americani. Ma mi ricordo che con lui è stato tutto diverso. Quando mi trovo accoppiato su di lui, lo si poteva marcare, ma arrivava un momento in cui decideva di andare al ferro o di fare un determinato movimento, e non c'era verso di fermarlo. Cioè lui in qualche modo un vantaggio te lo prendeva, sempre, sempre. Poi a volte sbagliava, però io mi ricordo proprio questa cosa impressionante, che quando lui decideva di cambiare passo, era di un altro livello e non c'era modo di fermarlo. Stagione 2012-2013, bianco-blu Bologna, due nomi in particolare. Il primo è Andrea Pecile, perché forse è una cosa molto soggettiva, però mi fece specie come un veterano come lui si trovò in un gruppo giovane, forse quello che sta capitando a me quest'anno, e si integrò perfettamente. Io questa cosa la capisco ora, che sono passati tanti anni. Chiaramente veterani e giovani hanno esigenze e ritmi di vita anche diversi, e quindi spesso non è facile incastrarsi. Lui invece riuscì a incastrarsi perfettamente con un gruppo giovane e riuscì a trascinarci in una grande stagione, senza magari appunto farci pesare la differenza di età o di esperienza. Quindi questo lo prendo come esempio, sicuramente un grande professionista. E poi di quell'anno ricordo Michele Vitali, un giocatore importante in nazionale, che ha fatto le Olimpiadi. All'epoca non aveva ancora questo spessore, però una cosa che mi ricordo di lui molto chiaramente è la sua propensione al lavoro. Mi ricordo tanti pomeriggi in cui, o mattine o giorni liberi in cui andava a fare lavoro extra, questa grande attitudine al lavoro che sicuramente l'ha portato dove è e dove è riuscito ad arrivare, cioè alle Olimpiadi, che appunto è un palcoscenico clamoroso. Ma anche lui vale un pochettino lo stesso discorso. Io non penso che lui abbia raggiunto questi risultati solo di talento. Penso che questa sua attitudine, che mi ha particolarmente colpito, sia stata un po' la chiave, no, della sua carriera, almeno questo è il mio pensiero. E quindi è sicuramente un bel esempio da dare un po' a tutti. Stagione 2014-2015, altro momento in cui ero senza squadra, vado un mese a Piacenza ad allenarmi, e lì conosco e mi alleno con Tom Baldoni, che tra l'altro saluto. Niente, un giocatore d'altri tempi, mi viene da dire, un giocatore gentiluomo, anche se forse non so se in campo sei proprio un gentiluomo, però mi ricordo questo suo modo di approcciarsi a dei ragazzi fondamentalmente che stavano giocando la Serie B, e lui, un giocatore che ha fatto medaglia d'argento alle Olimpiadi, sembrava veramente giocasse con noi da sempre, e quindi mi ha colpito questa umiltà, questo modo di fare e di allenarsi e di approcciare la pallacanestro sempre col sorriso e sempre per divertirsi, nonostante appunto ci fosse un gap di carriera e di esperienza notevole. Però ecco, diciamo che penso che sia un esempio molto positivo da portare. A parte il gomito, quello potresti anche chiuderlo, però questo è un altro discorso. Stagione 2016-2017, sono in C1 a Pavia, e quell'anno con noi arriva un giocatore americano, Marshall Anderson, un giocatore molto particolare che magari a tanti non dirà chissà quanto, però con una storia molto particolare,
sulla quale hanno girato anche un documentario. Mi ricordo di lui, a parte per l'ottimo rapporto che abbiamo avuto, ma perché è piombato in C1 un tiratore clamoroso, e lo dico con cognizione di causa, non solo perché fosse forte per la C1, ma perché era un tiratore purissimo, uno di come ne ho visti pochi, cioè un giocatore che probabilmente poteva tirare in C1 come tirava magari a Sacramento qualche anno prima. Per lui non cambiava nulla, nel senso aveva una pulizia tecnica, un talento nel tirare, nel crearsi spazio, nel leggere la situazione, che veramente ho visto in pochi, anche ad alto livello. Quindi mi sento di citarlo un po' per la sua storia e un po' perché è piombato quasi un alieno in quella categoria, sicuramente a livello di impatto anche emotivo, quindi fa parte di questa lista. Da lì in poi la mia carriera si è stabilizzata in Serie B, un ottimo livello, senza però magari nomi giganti, però sicuramente sono stati gli anni più belli della mia carriera, perché mi sono divertito da matti, ho conosciuto persone, ho stretto legami di amicizia, e quindi è sicuramente una parte della mia carriera molto importante e molto divertente. Non mi sento di nominare nessuno se non un giocatore solo, che è Niko Stanić. Faccio il suo nome perché non perché sia un fenomeno, non perché sia magari ai livelli di quelli nominati prima, dall'Eurolega, all'NBA e quant'altro, ma perché in lui ho visto un controllo del gioco come pochi. Chiaramente tutto proporzionato alla Serie B e, per amore di Dio, diciamo che giocatori così, secondo me, non ce ne sono tanti in giro, a livello proprio di controllo del gioco, cioè fare sempre o quasi la scelta giusta e soprattutto controllare la partita a livello emotivo. Tutto questo è un aspetto che mi ha sicuramente impressionato e che mi sento di esporre, perché è una cosa che non si trova spesso, ecco, diciamo così. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme 2 anni a Fabriano, 2 anni molto belli, in un posto per me, sapete, speciale, e quindi l'ultima nomination va a Niko. Bene, il video è finito, siamo arrivati in fondo a questo viaggio, io vi ringrazio se siete stati con me per tutto questo tempo, iscrivetevi ai canali, a questo punto sono 2, sono progetti completamente slegati tra di loro, con cose diverse, quindi vi do appuntamento al prossimo video che sarà una bomba, non spoilerò niente ma sarà una cosa molto particolare, iscrivetevi, campanellina, tic tac, tutto quello che c'è da fare, un saluto a tutti e ci vediamo presto, ciao!